Buongiorno a tutti, siamo qua oggi, sono Tommaso Mosconi di Tecno e di io.T Solution. Siamo qua oggi per il lancio, come avrete visto nell'invito, di una piattaforma software che si chiama Dina Connect Spaces. Domandarci che cosa facciamo come industria, come produzione, come risposta agli scenari. E abitare significa stare in un luogo e stare nel tempo, economia circolare, quindi dobbiamo abbandonare l'economia lineare per arrivare all'economia circolare. Chiaro. Si parte sempre dalla produzione, è da lì che bisogna modificare il sistema. Ogni cosa che noi facciamo ha un bit e un byte dentro. Se noi vediamo cosa è successo negli ultimi 5 anni, la traiettoria verso l'as a services è qualcosa che abbiamo iniziato e che non fermeremo più. Il concetto di uso vale più di un concetto di proprietà. E noi ci spostiamo verso un mondo in cui compreremo sempre di più qualcosa di servito. Il tema della condivisione continuerà ad andare avanti, condivideremo tutto. E allora dovremo rivedere anche gli spazi. Oggi si parla di co-working, di co-housing, cioè è tutto condiviso. Più rilevante è anche la responsabilità di chi progetta e pensa per gli altri. Abbiamo fatto questa cosa sostanzialmente con l'obiettivo di dare una risposta alle esigenze del nuovo modo di lavorare. Siamo andati a vendere la tecnologia nella Silicon Valley, quindi diciamo in qualche misura essere credibili dove fanno la tecnologia ci dà grande soddisfazione. Il tema che ci è venuto a dire: ma perché non andiamo oltre e creiamo una piattaforma che sia in grado di catturare il modo di rendere digitale tutta una serie di spazi che possono essere disponibili? Voglio dire, questo team che abbiamo creato 3-4 anni fa implicitamente, Microsoft, Siti Microelectronics, Tecno, Ilevia, rappresenta qualcosa che non c'entra niente con la tecnologia, la voglia di fare qualcosa di diverso assieme. Gli oggetti Tecno Zanotta sono condivisibili in una struttura open. Assolutamente incredibile, mi scarico l'app, cioè trovo lo spazio e lo utilizzo, e quindi da qui spazio come servizio.